Io sono sofferente. Eccola qua, eccola qua. Emma Minerdito. Che ha creato praticamente la polvere del palcoscenico. No, l'ha respirata e l'ha data a Torre Annunziata. La cosa bella, sai qual è? Io parlo poco, tu lo sai. Durante questo periodo difficile della pandemia, i miei nipoti mi sono stati vicini, perciò fanno parte sulla vita mia. Normale. E quando mi vedevano triste, senza il teatro, senza tante cose, venivano da me e dicevano: nonna, vogliamo giocare. Noi pensavo il gioco, no. Ma facciamo il gioco del teatro. Gioco del teatro, sì. Io definisco il teatro la scatola dei sogni. Ti ho detto. Ciao, comunque. E ti ho detto tutto. Torre sarà molto riconoscente per quello che le dai. No, ma noi dobbiamo. Mi auguro di stare bene e di continuare. Da 10 anni, tranquillamente. Ci sono vicino a guasto. Grazie dell'intervista. No, sono allora, ci vediamo sempre. Felice ha ringraziato tutti quelli che sono venuti, eccetera, eccetera. Io penso che Torre Annunziata deve ringraziare voi. Gli attori per caso. Sì, gli attori per caso. Tutti quelli che lavorano. Ma non sono mica tanta per caso oramai, perché si sono. Stanno diventando professionisti. No, per carità. Le beghe, le cose, ci stanno sempre. Ma noi diventiamo più forti di prima. Grazie.